trasmetteva il Vangelo con parole semplici che arrivavano dritte al cuore. Con la presentazione del libro del giornalista Giuseppe Sbarra, Admirabili Dei Provvidenzia, sulla figura e l'azione pastorale di San Vincenzo Romano, ieri sera nella Basilica Pontificia di Santa Croce ha preso il via la 3 giorni di eventi e celebrazioni in occasione del 2° anniversario della canonizzazione. Con la presentazione del libro di Giuseppe Sbarra, Admirabili Dei Provvidenzia, parte questa 3 giorni promossa dalla Chiesa in occasione del 2° anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano, un'espressione molto cara a San Vincenzo. Sì, infatti, quando si trattò di scrivere l'epigrafe sulla porta centrale della chiesa, sulla porta della parrocchia da lui ricostruita, San Vincenzo volle incidere nel marmo Admirabili Dei Provvidenzia, all'ammirabile provvidenza di Dio. Lui intendeva dire che la nostra parrocchia, la nostra basilica è opera della divina provvidenza. Lui ha sperimentato non solo per le grazie spirituali ricevute, gli incoraggiamenti nel portare avanti i lavori nei quali anche lui lavorava in prima persona, per cui si guadagnò l'appellativo sul campo Luprevede Faticatore, ma anche perché soprattutto ci sono tanti episodi anche di aiuti materiali, no? Quando sono arrivati le travi per il tetto, il miracolo del vino, i soldi sempre disponibili nel cassetto per pagare gli operai. Admirabili Dei Provvidenzia. 2 anni fa il grande evento della canonizzazione a Roma, il 14 ottobre, cosa ricorda e cosa porta con sé di quella giornata? E forse 2 momenti particolarissimi, o 3. Il primo momento, quando in piazza San Pietro fu intonato l'inno di San Vincenzo cantato dal nostro coro. Secondo momento indelebile, l'abbraccio con Papa Francesco, e poi il momento della proclamazione di San Vincenzo. Come continuare questo cammino nel solco del santo? Nel suo solco, hai detto bene. Io quando faccio gli auguri a un sacerdote faccio sempre gli auguri: buon cammino nel solco di San Vincenzo. È il primo a dover camminare nel suo solco, sono io e la nostra parrocchia. I due grandi amori di Vincenzo Romano: l'Eucarestia, la Messa, la predicazione della parola, il Rosario, no? Tutta la dimensione spirituale, ma pari pari la dimensione dell'amore al prossimo, la carità. Come nasce questa opera? Questo libro nasce dalla lettura della bolla di Papa Francesco, Misericordiae Vultus, in cui Papa Francesco, in questa bolla, richiama l'attenzione dei padri conciliari sulla necessità di comunicare il Vangelo in modo nuovo, in modo più autentico, in modo che tutti possano essere coinvolti. Queste considerazioni di Papa Francesco mi hanno richiamato immediatamente alla mente quello che fece questo parroco di paese 2 secoli e mezzo prima, che capì che non poteva usare un linguaggio aulico per una popolazione che aveva il 90% di analfabeti, e quindi c'era questa necessità di trasmettere il Vangelo con le parole dell'umiltà, con parole semplici, però che parole che arrivassero al cuore e alla mente dei suoi parrocchiani. Aveva inteso 2 secoli prima quale fosse la necessità e quale fosse il percorso per far giungere il Vangelo agli umili, agli ultimi, a quelli che erano in difficoltà. Questo prete non ha mai perso, non si è mai smarrito negli affanni quotidiani, ha mantenuto fermo la sua barra e la fedeltà al Vangelo. E poi la lungimiranza, l'accortezza per ciò che era la sofferenza del suo popolo, la difesa di quelli che non avevano difesa. Paolo VI
nell'omelia lo indica come un precursore della dottrina sociale della Chiesa, quindi una figura veramente ampia, di un profilo profetico eccezionale, che, a cui va dato il merito che spetta. 2 anni fa la canonizzazione a Roma, il 14 ottobre, che cosa ricorda di quella giornata? Beh, io di quella giornata ricordo ancora l'emozione di quando sono arrivato a Roma. Stavo entrando proprio sotto il colonnato, si è arrivata la musica e l'inno, è stata un'emozione che non irripetibile della mia vita. Che ancora oggi vediamo nei suoi occhi. È veramente, guardi, è stato, la porto dentro. È un libro che cade a 2 anni dalla santificazione di Vincenzo Romano, quindi celebriamo questo importante avvenimento che per la città e per il popolo torrese, che è molto legato al beato Vincenzo Romano. È anche l'occasione per tornare su alcuni insegnamenti, su alcuni valori che il beato ci ha trasmesso e che dovremmo tenere sempre vivi, quindi il valore della solidarietà, i valori dell'accoglienza, i valori della pace, valori che, diciamo, che sono attuali sempre. Precursore della carità sociale, vicino agli umili, agli ultimi, aveva a cuore la spiritualità del suo popolo e stava in mezzo alla gente. Alla presentazione della pubblicazione è intervenuto anche padre Luigi Carillo, curatore della trascrizione dei manoscritti del santo. Propongo a per sommi capi il lavoro svolto sui manoscritti di San Vincenzo Romano. È un lavoro durato circa 14 anni, di prossima pubblicazione. Sarà edito il primo volume, quelle delle prediche ai sacerdoti. Che cosa ritroviamo in questi manoscritti? Innanzitutto l'uomo Vincenzo Romano che ha cura dell'uomo, ma soprattutto della spiritualità del suo popolo. Della sua azione pastorale, della sua vita, del suo apostolato, qual è il messaggio che oggi può arrivare ancora forte, soprattutto ai giovani? Ai giovani soprattutto un grande senso di responsabilità della loro vita. Cioè quello di prendere in mano la loro vita, di fare delle scelte ponderate, tutte alla luce della parola di Dio.